Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Riaffiorano resti di una chiesa del Medioevo datata 1196 con annesso Xenodocchio, ospizio per viandanti, sulla sponda del lago di San Giacomo in Valfraere a Cancano, sommersa negli anni 50 dalla costruzione della diga. Identificata dai carabinieri forestali Parco Stazione di Val di Dentro su richiesta del Parco Nazionale dello Stelvio e successivi sondaggi dell'archeologo medievale Federico Zoni, Università degli Studi di Bergamo. Di questo insediamento si è persa la memoria. L'intento di questo progetto, un progetto di storia ambientale, quindi di ricostruire come l'uomo, l'ambiente, il territorio hanno interagito nel corso del tempo. Il progetto ha sì un carattere archeologico, ha la soprintendenza che ha aderito a questo progetto di ricerca, ma anche un carattere interdisciplinare che coinvolge università, il CNR, al fine di indagare aspetti botanici, paleoecologici, paleoambientali, paleoclimatici di un sito come questo. La pietraia altro non è che il crollo dell'edificio stesso. Sono emersi muri perimetrali, frammenti di pareti interne, di un campanile, emoziona a calpestarli, non ce lo si poteva immaginare. Facendo dei confronti con le linee delle montagne, che fortunatamente quelle non cambiano mai, più o meno triangolando da varie posizioni siamo più o meno riusciti a stabilire che per noi il sito dove poteva sorgere la chiesa di San Giacomo fosse questo. Il nostro lavoro è andato a buon frutto. Essa è conservata probabilmente da qui, da dove siamo noi adesso in piedi, e per i 2 metri sottostanti. Questo naturalmente apre uno scenario straordinario di potenziale ricerca archeologica. Qui sotto potrebbe essersi conservato tutto quello che c'era nella chiesa quando è stata abbandonata. Diversamente resterebbe soltanto un cumulo di pietre. Così non deve essere. Qui viveva gente, qui è passata la storia del parco e delle genti che nel parco vivono. Il nostro intento è questo: grazie agli studi scientifici multidisciplinari, ridar vita, dimensione, forma, se riusciamo, anche a tutti questi aspetti. Zoni azzarda, potrebbe appartenere all'alto medioevo, addirittura all'età carolingia. Scavi aiuteranno a capire che merci circolavano, le sepolture presenti, stabilire se di una comunità stabile o inumazioni di viandanti di passaggio. Si avvia con il 2022 e si concluderà nel 2024. In questi 3 anni il nostro intento è quello di indagare, documentare in modo interdisciplinare questo contesto ambientale, di effettuare uno scavo archeologico, quindi di arrivare agli elementi risalenti di un sito come questo, e di restituire al territorio, con un'azione di valorizzazione, la memoria di questo luogo. Sarà un cantiere estremo per logistica, in regime di concessione da parte del Ministero della Cultura. Inizierà l'estate 2023, alla fine tutti ne potranno godere. Trovandoci vicino a un edificio che sarà recuperato con una funzione museale, saranno avanzate anche delle proposte inerenti alla realizzazione di spazi in cui incentivare l'inclusione sociale e l'accessibilità per le persone diversamente abili, non solo legate alla deambulazione ma anche ai problemi psicopatologici e del neurosviluppo.